volte due? Non può essere così difficile! Oh, devo memorizzare anche questo! Sammy, la nostra cucina è piena di piatti sporchi, oggi tocca a te pulire, sai? Me ne sono dimenticato, mi spiace, fammi finire qui e la sistemo subito! Allora, dove ero rimasto? Pronto? Sam, dove sei? Oh, Roger, mi sono dimenticato! Cosa? Ma dovevi aiutarmi! Scusa! Sono così felice che finalmente abbiamo deciso di staccare un po' e andare a vedere un film! Di che stai parlando? Non dirmi che ti sei dimenticato anche di questo, me l'avevi promesso! Scusa, sì, ora però sono molto occupato, ci andremo un'altra volta, ok? Dobbiamo fare qualcosa, ho un'idea per un lavoretto che ti aiuterà a ricordare tutto! Innanzitutto prendiamo un po' di cartone e dei colori brillanti. Anche se si tratterà di un organizer, tutto il procedimento non dovrà sembrare noioso. Sembra interessante. E se io per caso hai visto il mio libro di testo, non ricordo più dove l'avevo messo. E questo che ci fa qui? Per caso è tuo? Oh, al momento giusto è quello che mi serve. Verserò qui una grande quantità di colore acrilico. Ah, sì, o che stai facendo esattamente? Mi sembra tutto abbastanza strano. Fidati di me, ti piacerà tantissimo, te l'assicuro. Assicuriamoci che la vernice all'interno copra completamente il cartoncino. Guarda bene. Ora fissiamo il tutto con del nastro adesivo. Mi raccomando, la busta non dovrà muoversi. E voilà, ecco il risultato finale! Non capisco, mi sembra solo un pezzo di cartone in un sacchetto di vernice! Non è così, guarda! Puoi disegnarci sopra! Wow, ma è un trucco magico! Devo assolutamente provarlo! Ma è bellissimo, Siu, l'adoro, grazie mille! Sono felice ti piaccia, ma non è tutto! Davvero? C'è dell'altro? Allora andiamo avanti! Mi piace il tuo entusiasmo, procediamo con più cartoncino! Ci penso io, non andare da nessuna parte! C'è nessuno? Mi sentite? Comprate a poco, vendete a tanto, abbiamo bisogno di più cartone! È fantastico, vero ricordato come era del cartone? È tutto ok! Mi sento più sollevata, grazie per tutto il resto! Ora capiamo che forma dare al progetto! In alto realizzeremo un semicerchio e la cosa più importante è che la lavagna rimanga in posizione. Sì, ti ho portato un righello speciale. Ottimo, ora possiamo facilmente creare diverse aperture circolari. Ci serviranno. È il momento della magia! Wush! Ottimo, prendiamo il modello e trasferiamolo sugli altri pezzi. Anch'io conosco un po' di magia. Non sono molto convinta, sembrano un po' banali. Ho un'idea, li dipingiamo. Qualcuno ha detto banali e dipingere? Esatto, perché non dai un'occhiata a Monsieur Magnifique? Beh, io qui userei qualcosa che non sia molto noioso, quindi un bel colore acceso. Ma alla fine perché sceglierne uno? Di che stai parlando? Renderemo il progetto coloratissimo! Ecco fatto! Che ne dici? È fantastico! Ma perché non abbiamo bisogno di queste aperture? Ci guardiamo attraverso? Qui metteremo dei pop-it, lascia che ti mostri come farli! I puppet! Ah, evviva! Questa volta ci servirà il nostro righello, una pallina e un po' di carta schiuma. Questa sì che è una fantastica acconciatura, ehi Sue! Vuoi occuparti dei capelli o dei puppet? Hai ragione, mi metto subito al lavoro, sacrificherò la mia chioma. Utilizzando la pallina realizzeremo i pezzi, riscaldiamo la carta schiuma in modo da farle mantenere la forma giusta. Ora la tagliamo, ma ricordiamoci di lasciare un po' di margine sul bordo, così. Sarà veramente incredibile! Decisamente siamo stati bravi, ma sarebbe ancora meglio se li colorassimo un po'. Dipingiamoli in base ai colori che abbiamo sulla nostra base. Ti va?
lasciami indovinare, una volta finito dobbiamo incollarli al cartone. Esatto, Sammy. Hai cominciato a lavorare part-time come cartomante anche? Sì, ogni giovedì dopo la scuola. La lettera M ti dice qualcosa? Quack. Mamma? Mamma? Sì, sì, lo vedo, tua mamma ti saluta, le manchi tanto. Cosa? Ma sei proprio lì? Ridammi i miei soldi, truffatore! Vedo che stai guadagnando bene col tuo hobby, comunque torniamo al progetto. Incolliamo questo pezzo nella parte anteriore. Ragazzi, questo è un momento importante. Sistemiamo per bene la lavagna e la copriamo con la parte posteriore della base. Sono tornato, ti serve il mio aiuto? Abbiamo bisogno di un po' di modelli per le orecchie. Il suo ordine è arrivato, ho fatto tutto da solo. Grazie, Sammy, la parte dorata va all'interno. E poi le incolliamo qui sopra. Carino, vero? Questo va qui? Guarda, sì, ho creato questo fantastico corno. Bellissimo, eccoci qui. Questi due pop-it possono diventare un paio d'occhi. Dobbiamo soltanto sistemarli un po'. E non dimentichiamoci della bocca. Mi è venuta un'altra idea, mettiamo sul pop-it un bel fiocco. Ecco i pezzi. Ho già pronto il materiale, la scelta del colore è perfetta. Sì, piace molto anche a me. Quindi intanto tracciamo il contorno. Voglio occuparmene io, dov'è la mia matita? Oh, grazie. Ok, sta attento, puoi farcela, Sam. E Sammy, potresti accelerare un po'? La pazienza è una virtù, Sue. Cosa è più importante, qualità o velocità? Ho finito! Finalmente andiamo avanti! Oh! È incredibilmente bello! Vediamo di sistemarlo per bene! Lo adoro, dico sul serio, è il posto perfetto per un fiocco, sì! Pensavo che avresti fatto qualcosa che mi avrebbe aiutato a ricordare gli impegni. Tranquillo, non abbiamo finito. Siamo arrivati alla fase più importante. Aggiungiamo un po' di luminosità. So che ti piacciono le cose scintillanti. Vedi, ora potrai scrivere tutti i tuoi appunti qui sopra. Wow, pratico ed elegante, come piace a me, è perfetto. Devo ancora testarlo, però. Non c'è più spazio libero, che possiamo fare? Non essere sciocco, possiamo facilmente cancellare tutto e riutilizzare la lavagna. È fantastico e senza dubbio, ma così sprecheremo tanti fazzoletti. Vediamo di modificare il pennarello. Volentieri, ho già un'idea. Ecco, un perfetto cartoncino per una creazione perfetta. Questo colore mi piace molto, è così rilassante. Benvenuti nella nostra trasmissione sui gomitoli di filato selvaggi. Amici, vi presentiamo una rara specie di filato rosa. Normalmente non è possibile avvicinarsi così tanto, questa è un'occasione speciale. Guardate, il gomitolo ha appena avuto un bambino. Chi c'è, vuoi diventare un pompon sul nostro pennarello? È questo il tuo sogno? Beh, fai pure. Ottimo, quindi finirai proprio qui. Così sarai più pratico. Abbiamo anche bisogno di un posto dove tenere al sicuro il nostro pennarello. Fantastico, è ciò di cui ho bisogno. Perdo in continuazione penne e pennarelli. Oh, aiutami, così. Oh, ecco fatto, siamo proprio una bella squadra. Ora ti mostro in dettaglio come fare un pompon. Guarda con attenzione. Intanto avvolgiamo i fili di diversi colori intorno alla mano, così. Ora li mettiamo sul tavolo e li leghiamo. Dobbiamo stringere molto bene, in questo modo eviteremo di perdere i nostri fili. Il passo successivo è tagliare i fili a metà. Otterremo una specie di pompon disordinato come questo. Ora mi servono di nuovo le forbici. E Sam, ti interessa sapere che sto facendo? Beh, stai pareggiando i fili del pompon un po' come andare dal barbiere. Esatto, e voilà! È come se l'avessimo comprato in un negozio. Ma come l'attaccherai al nostro organizer? Facile, facile, guarda attentamente. Facciamo passare un filo dentro al pompon. Adesso, sempre con ago e filo, lo cuciamo alla nostra creazione. Ed ecco fatto, il simpatico progetto è completato.
Due volte due, dai, Sam, lo sai. Ho bisogno di distrarmi, dov'è la mia creazione? Che cosa posso disegnare? Oh, ma certo! Ah, sono stanchissima. Allora schiaccia quegli occhi, voglio dire quei puppet. Ora mi sento molto meglio. Ti sei ricordato di fare quello che avevi programmato? Oh sì, mi ero scritto tutto, ho lavato i piatti, anche se non mi piaceva. Ho giocato a D&D con Rog e lui ha perso come sempre. È stata una giornata fantastica perché poi siamo andati al cinema, sì. Dateci un pollice in su e iscrivetevi al canale, ciao. Ci vediamo nei prossimi video, vi vogliamo bene, ciao.